consuetudinaria. La norma consuetudinaria, in quanto appunto si indirizza, ha una portata generale, si indirizza a tutti i membri della comunità internazionale. E per sua natura produce obblighi erga omnes. Mentre per quanto riguarda il trattato multilaterale, il quale appunto produce obblighi erga omnes, cioè gli obblighi sono esigibili da tutte le parti del trattato, e appunto è una decisione presa da tutte le parti, il fatto che gli obblighi abbiano efficacia erga omnes, possono essere esigibili da tutte le parti del trattato. Anche una norma consuetudinaria derogabile dispositiva può produrre obblighi erga omnes. Un esempio è la norma inerente al diritto di passaggio inoffensivo sul mare territoriale. Per soft law si intendono quegli atti non giuridicamente vincolanti. Si tratta di atti adottati da organizzazioni internazionali, da codici di condotta, oppure si tratta di atti adottati da conferenze internazionali che non hanno la dignità di trattato. Compito del soft law è quello di contribuire alla creazione del diritto. Ad esempio, le risoluzioni internazionali che hanno natura di soft law, quindi non sono giuridicamente vincolanti, possono andare a consolidare l'opinio iuris e quindi possono portare alla creazione di una consuetudine internazionale. Oppure, il soft law può essere fonte materiale di diritti ed obblighi, cioè un trattato internazionale può riprendere i contenuti del soft law. Inoltre, il soft law ha anche il compito di limitare il dominio riservato degli stati. Vi sono atti che appunto vengono denominati raccomandazioni internazionali, i quali non sono atti che producono diritti ed obblighi, ma sono soltanto atti adottati in forma solenne, che potrebbero in futuro essere trasformati in diritto consuetudinario. In merito a tali tipi di atto, è dubbio se tali atti producono l'effetto di liceità, cioè se per rispettare tali raccomandazioni, per adempiere a tali raccomandazioni, lo Stato dove, ad esempio lo Stato dovesse violare un obbligo prodotto dal diritto internazionale consuetudinario pattizio, in quel caso sarebbe lecita la violazione. Questo punto è dubbio. L'atto unilaterale consiste in una manifestazione di volontà di un soggetto di diritto internazionale che non è destinata ad incontrarsi con alcuna volontà di qualsiasi altro soggetto. Quindi, la manifestazione di volontà non ha natura pattizia. Per produrre effetti giuridici, l'atto unilaterale deve essere previsto o da una norma consuetudinaria o da una norma pattizia. La caratteristica degli atti unilaterali è la loro atipicità. Gli atti unilaterali, che vengono disciplinati mediante norma pattizia, sono la denuncia e la requête. La denuncia, detta anche recesso, è quell'atto con cui uno Stato si scioglie dai vincoli contrattuali disposti in un trattato. Solitamente è il trattato che si occupa di disciplinare le modalità di recesso, ma in assenza di clausole inserite nel trattato, è possibile esercitare recesso se la facoltà di recesso può essere dedotta dalle intenzioni delle parti oppure dalla natura del trattato. La requête è l'atto con cui si mette in moto un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale. La requête presuppone l'inserimento di una clausola compromissoria all'interno del trattato, dove viene appunto affermato in questa clausola compromissoria che qualsiasi controversia relativa al trattato deve essere deferita ad un organo giurisdizionale. Quindi, in pratica, è l'atto con cui si fa ricorso unilateralmente al giudice per risolvere determinate controversie.
Nella categoria di atti unilaterali disciplinati dal diritto consuetudinario abbiamo numerosi tipi di atti, tra cui rinunce, stop, notifica, promessa, quiescenza, proteste e tanti altri. È compito del capo dello Stato o del capo del governo oppure del ministro degli affari esteri impegnare la volontà dello Stato sul piano internazionale, quindi porre in essere, adottare atti unilaterali. Gli atti unilaterali sono sottoposti al regime di validità in vigore vigente per gli atti giuridici, proprio degli atti giuridici. Con il riconoscimento di situazioni giuridiche si riconosce come conforme a diritto una determinata situazione giuridica. La conseguenza del riconoscimento è che il soggetto che ha appunto operato il riconoscimento, in futuro a tale soggetto sarà preclusa la possibilità di contestare la legittimità della situazione giuridica. Quindi in futuro non può contestarne la legittimità. Con la rinuncia, un soggetto manifesta la volontà di non avvalersi di un diritto soggettivo a lui spettante. La rinuncia può essere esercitata tramite atti, può essere esplicita oppure può essere implicita, cioè viene esercitata tramite atti concludenti. La quiescenza è l'inerzia del soggetto, cioè consiste nel silenzio di chi avrebbe dovuto prendere posizione in merito a una situazione giuridica che comunque tocca anche i suoi interessi. Con la protesta, un soggetto non riconosce come conforme al diritto una determinata situazione giuridica, ma anche una determinata pretesa. La promessa è l'atto con cui un determinato Stato si impegna, si obbliga a tenere un determinato comportamento oppure ad astenersi da un determinato comportamento, dal fare, dal tenere un determinato comportamento, dal compiere una determinata azione. Si tratta di un atto che è fonte di obblighi giuridici. Con la notifica si rendono conoscibili. Cioè, fa sì che un determinato soggetto conosca, abbia appunto notizie di un determinato.